Radio Radicale, allora, ospite di questa puntata di eh, Due Microfoni, una puntata speciale, eh, andiamo anche in video in questo caso, è Enrico Ruggeri che ringraziamo per esserci venuto a trovare. Allora, è un piacere particolare. Con Enrico Ruggeri ci lega insomma un, un legame antico, eh, Enrico Ruggeri, è inutile che insomma, diciamo troppe cose, basti dire 35 album e 400 canzoni e più. Una decina di libri più o meno, ma sì, Martino. un molto importante. Una decina, importanti, tanto ci cioè, saranno almeno due che stai già scrivendo, non ho dubbi su questo. Eh. Eh, eh, allora, dopo, dopo tanti anni, fisicamente, ci siamo sentiti per telefono con tante interviste, in tante occasioni. Un Sanremo celebre del 2003 in cui portasti una canzone, a mio avviso, bellissima, che era nessuno tocchi, Caino. Sì. Ehm, che si piazzò, tra l'altro, in maniera molto onorevole, sì, beh, nonostante lì un è, tema stati nella sede certo. del partito del partito di Argentina, con, ricordiamo la tua con antica Sergio complicità, Liga. con Sergio De Delia, Roberta De Zambarutti sì, sì. e, e esatto, tutto lo staff sì, sì. di Nessoto Chicaino un, uno staff. Um, meravigliosamente trasversale, sì, quello di sì, sì, come quella trasversale. battaglia che tu sposasti talmente tanto che poi quella, quel titolo eh, si rifaceva proprio. Sì, alla... tutto nacque da un viaggio a Madrid con Sergio Delia nel periodo nel quale la Spagna era presidente di turno dell'Unione Europea e il tema era la moratoria. E da lì, insomma, venire a contatto con un, determinate realtà, parlare con Sergio, eccetera. Eh, ci spinse a scrivere eh, quella canzone nel suo Toccaino e ehm, mi piace ricordare al di là del Festival di Sanremo che andò bene il premio della critica, ma non è quello, noi, ehm, Andrea Miro e io, in maniera un po' donchisciottesca, portammo eh, a Sanremo l'Eroy Orange, che era un signore che aveva passato 14 anni probabilmente innocente. Innocente. Nel braccio della morte, eh, nel, non mi ricordo in che stato, e, venne, qui anche a e venne liberato peraltro da un governatore repubblicano, cosa particolare Anomale. negli Stati Uniti, venne e noi lo portammo a Sanremo eh, pensando insomma, di, di fare un gesto mh, mh, forte per la sala stampa e lì ci siamo resi conto che Sanremo è un tritacarne un frullatore so, bastava cioè. la conferenza stampa di, di, di un vincitore di un talent oppure eh, un flirt per eh, passare sopra a una cosa molto importante quindi eh, rimane il fatto di essere andato a Sanremo con una canzone eh, importante due anni, l'anno prima eh, Primavera Sarajevo e l'anno dopo Nessuto Che Caino e lì va detto che Baudo mi difese eh. Non venni mandato dalla mia casa discografica, parlai direttamente con lui. E, e Aver fatto due canzoni importanti in un contesto quasi sempre leggero, non sempre leggero. Eh, ricordiamoci Faletti, Iannaci, tante certo, cose. Silvestri, certo. insomma, ricordiamo delle cose importanti fatte a Saremo, però, insomma, in genere un contesto leggero. E, e lì, insomma, la sala stampa fu un po' per dirla alla romana Cazzara su un argomento che invece poteva meritava altro interesse. Beh, il pubblico invece, ricordo bene perché c'ero, mi no, no, certo. ricorderai che dopo le prime due serate sono se sbagliate vari terzi. Sì, poi ci furono i soliti maneggi del lobby, delle giurie di qualità. Però, insomma, se, quel se dato era clamoroso male. per Però, un testo... una testo no? del genere. E' Riviero eh, Toscani ehm, che firmò ovviamente il video, Toscani, era il video, c'era tutta la squadra, diciamo... Sì, sì, un video che fu molto poco passato perché comunque... Eh, ci furono anche delle rimostranze, adesso ormai si può dire, uh. del consolato americano che disse che. Infatti, dovevo fare un concerto a Roma e non mi diedero più il posto perché eh. il consolato americano giudicò inopportuno. Questo non lo sapevo. No. Che un cantante, due cantanti, c'era anche Andrea Miro con me, che cantavano contro la pena di morte, si esibissero nella, nella stessa città nella quale c'era il consolato americano. Piuttosto imbarazzante questa cosa, non, non, non la sapevo. Eh, comunque, insomma, lì quella fu una delle, delle, delle battaglie che tu sposasti proprio in prima persona insieme a Roberta. Sì. E, e, e quel momento lì in Sanremo fu veramente importante che fu anche un gesto di, di coraggio, che secondo me il pubblico invece capì sì, no, capì, capì sì. più di chi forse doveva poi divulgare sì. quel brano com come spesso accade, ma tu su questo hai vasta esperienza. Facciamo un salto sì. decisamente in avanti. e Arriviamo a oggi poi magari torniamo su. Anzi, no, già che ci siamo, mh, tu, con Pannella, invece vi, vi siete incrociati conosciamo. Ci siamo incrociati volta. in quel periodo. Ecco, eh... che, che ricordi hai? Perché? Beh, Vulcanico, eh, perché mi ricordo che mentre parlava con me si occupava di altre 4 o 5 cose. Eh, multitasking multitasking il re del multitasking. Eh, insomma, palesemente punto di riferimento: cioè erano tutti attorno a lui. La, la sua parola era pesante. Mm. Qualsiasi cosa dicesse era una, una parola pesante. Rimane come Spesso accade nella vita, insomma, il rammarico di non aver poi potuto mh, frequentarlo di più, eh, ti, ti riproponi. Eh, poi, quando vengo a Roma, ti vengo a trovare, poi non, non successe. Lui eh. poi è anche una persona molto curiosa del mondo della musica e dell'arte. Eh. Quindi, perché intravedo in voi. Eh tanti di un certo livello, una capacità di comunicazione che poi no, esatto, per esatto. lui è una cosa preziosa. Eh, Soffermiamoci su questo perché mi piace, perché tu sei un attentissimo, come dire, ehm, studioso, ma anche poi eh, lo eserciti in maniera brillante, luminosa direi, eh, sul tema della parola, della musicalità della parola, della comunicazione musicale della sì. parola e, e in questo il linguaggio di Pannella. Eh, Aveva qualcosa di. Beh, era, erano anni di politici di spessore notevole. Rispetto adesso? Eh, di... eh, da tutte le parti, eh, da Berlinguer al Mirante c'erano degli oratori, c'erano delle persone che sapevano usare la parola, eh, passando per la, la Bianca Balena, eh, de, de, de Andreotti, eccetera. E, naturalmente, Pannella. Eh, come dire in più aveva una purezza di intenti indubitabile, perché non era, non era certo alla ricerca di poltrone, non era alla ricerca. Cioè sapeva benissimo che non, lui faceva parte di uno schieramento eh, molto utile al Paese dal punto di vista proprio della democrazia, del dibattito, della provocazione, del, del situazionismo politico. Eh, eh, sapeva benissimo insomma che difficilmente sarebbe arrivato al 35% e si sarebbe dovuto porre il problema di chi mettere ministro di qua e di là, non credo fosse proprio nella sua, nella sua anima, nel suo humus, per cui eh, questo ovviamente lo rendeva ancora più eh, prezioso per il Paese. Quindi eh, ovviamente tu eri a conoscenza anche della vecchia Signora Hood di De Gregorio, che fece esercizio su Pannella di, 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 di poesia in un momento Beh, che Pannella perché, non era ancora... Eh, insomma, perché no? era, è un personaggio mh, poetico che piaceva alle menti libere di, di, eh, da, da qualsiasi parte venissero. Eh, direi che rimane un caso unico, cioè, non mi viene in mente nel dopoguerra un, un uomo politico, perché comunque Pannella è, 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 va scritto alla categoria uomini politici, mh, che potesse piacere a, a così tante persone e potesse essere scomodo per così tante altre. Senti, allora abbiamo parlato del tuo impegno su diversi fronti, la tua conoscenza con Pannella, la tua vicinanza al Partito Radicale, nessuno suo in particolare. <coughs> Veniamo adesso alla parte artistica perché partiamo invece dalla fine in questo caso perché da poco è uscito il tuo nuovo album che si chiama Alma sì. e, e, e Alma è, è, è un pretesto, sono poche lettere per parlare di anima, sì. per parlare di anima con però diverse declinazioni. Esatto, perché... come chi ha fatto il classico sa e non diciamo altro. Esatto, no, perché in realtà adesso non voglio fare il mistico e dire l'ho sognato, però in realtà mi sono svegliato una mattina che mi girava in testa questa parola che ovviamente in spagnolo vuol dire semplicemente anima, mentre siccome io ho in casa parecchi dizionari di latino, ereditati da, da, da avi che hanno fatto il liceo classico, zie, prozie, e li ho guardati tutti, e la cosa curiosa è che almo, salma è un aggettivo... Ehm, che ha una serie di, 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 di spiegazioni eh, a seconda dei, dei, dei vocabolari. È comunque qualcosa di positivo, la parte positiva dell'anima, ma anche ciò che fa ridere, ciò che fa star bene, eh, ciò che rende piacere. Quindi mi sembrava una parola sintetica, efficace, che mi consentiva di non ehm, focalizzare l'attenzione dell'album su una sola canzone, eh, perché eh, ritengo che questo sia un album. Eh, eh, nel quale sarebbe eh, ingiusto privilegiare una canzone rispetto alle altre. E quindi insomma, è nata questa parola. Dopodiché eh, ho detto che avrei fatto un album che si chiamava Alma a Dario Ballantini, e a lui è già piaciuta l'idea, ma prima ancora di farle sentire la canzone gli ho detto fammi una copertina... Eh, come vuoi tu, come mi vedi, come mi immagini, e lui, secondo me, e lì posso dirlo perché no, io non c'entro niente, ha fatto veramente un capolavoro. È stata una cortina bellissima. Chi, è veramente un capolavoro. Chi ha questo il CD in versione storica, sì, cinematografica, nel, nel fisica. Il vinile, vinile, ovviamente, è ancora più bella. Ecco, meno male che tu torni al vinile. Ti, ti informo che qualche cantante sta uscendo addirittura, tornando a uscire con le musicassette, ma ci arriviamo fra un sì. po'. Sì, che è un capriccio meraviglioso. È un capriccio meraviglioso, però in realtà, insomma, il vinile. Eh, il vinile ormai ha, ricon ha riconquistato l'acqua allora, di mercato. importante questo Spotify è, è l'acqua del rubinetto. E il vinile è lo champagne. Questa è la differenza. Vabbè, o il prosecco se, se, no, vogliamo non, fare, se vogliamo fare i, i, i nazionalisti, no? Direi il eh, champagne. E quindi è, è chiaro che il vinile è per un'elite, così come il rock è un'elite. No, però sono i numeri sono abbastanza importanti. I numeri eh? sono importanti. Non è più e, oggi è, è, è cambiato tutto. Mm, ti faccio un esempio. Quando io suonavo non so, nell'80, se veniva a vedermi un 65enne, voleva dire che veniva a vedermi uno nato nel 1915, quindi che era cresciuto con eh, prima di papaveri e papere, sì. vipera nel braccio di Colleen che oggi distrusse tutti i sogni miei, ehm, o con Beniamino Gigli. Beniamino Gigli, eccetera. Sì. Oggi. Un 65enne, sì. pensateci bene, è uno nato del 54, è uno che aveva 11 anni quando Kate Richard eh, scriveva il riff di Satisfaction, che aveva 16 anni quando è morto Jimi Hendrix. Mm. Quindi ehm, il rock non è più la, la, il grido eh, di affermazione di una generazione, ma è semplicemente il, il gesto nobile di un'elite dell'anima. Che può avere 60 anni o, o, o 70 o 15, perché poi ai miei concerti ci sono anche dei quindicenni, grazie a Dio. Tu che rapporto hai con le nuove generazioni, quindi con quelle che tu insomma, definisci le generazioni che poi in gran parte non tutte vanno un po' nel panico se, se gli si rompe la cuffietta? Beh, eh, insomma, sono anni particolari, eh, mh, ci sono delle eccellenze. Eh, i ragazzi che, che, che vengono ai miei concerti, non perché vengano ai miei, ma perché vanno da un cantante che fa del rock, che cerca di fare dei testi importanti, che non suona con le sequenze, che non ha il suono radiofonico, eccetera, sono delle eccellenze, obiettivamente. E naturalmente, eh, il gruppo, quando si, si riuniscono in gruppo, tutti peggiorano, ma questo succede anche... Eh, negli stadi, ne, ne, nei paesi dove ci sono delle persone interessanti, poi si radunano in 20 e diventano 20 bulli al bar che fischiano le donne, insomma è, è, è un po' l'uomo che, 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 che peggiora quando va mm. eh, in gruppo. Mio figlio che adesso ha 14 anni, il secondo Ugo, eh, già quando aveva 7-8 anni eh, a casa si faceva mettere i Joy Division, le Zeppelin, eccetera. Ah. Poi va a scuola, diceva sì, però mi sento tagliato fuori. Cioè c'è questa mh, paura. Mentre quando eravamo ragazzi noi, se tutti si vestivano con la camicia bianca, noi mettevamo apposta quella nera oh, o forza. viceversa. E oggi c'è il, il terrore di non essere omologati. Mm. E quindi naturalmente qualche scaltro affarista valeva su questo. Eh, per cui in realtà non è che tutti i ragazzini amino l'idolo Trap che dopo quattro mesi scompare. Eh, semplicemente hanno paura a mostrare quello che sono veramente. Mio figlio sì. ascolta a, a casa gli Sparks e poi va a scuola ah. e sente le cose, non lo dice, si vergogna a dire ma mi piacciono gli Sparks e ascolta... Eh, il treppe, Che però, come ricordava, qua qualche treppe. giorno fa Claudio Trotta in realtà non è nemmeno musica perché è uno è spartito, una cosa diversa. E quindi, sì. però, è un genere di comunicazione: diciamo. è un genere di comunicazione, insomma dipende. Ci sono state grandi cose. Mm, mm, eh, Frankie I. Energy è un intellettuale che sì, tra l'altro. Il trap non è nemmeno nuovissimo perché senza fare troppo i colti, insomma, ehm. però, è una cosa che insomma, no, insomma, certo. nacque decenni fa. Quindi, per cui, no, ci sono quindi. Delle, delle eccellenze anche lì, però, insomma, il problema è che lì. Eh, se vuoi fare rap e restare nella storia, devi aver letto molto, mm. eh, devi avere un grande lessico, una grande padronanza della lingua italiana, e allora a quel punto puoi dire la tua. Se racconti la micro storia, a me piaceva lei, è andata con te, quindi soffro, no. eh, è chiaro no. che non, non, non ne verrai fuori. Poi c'è anche una filosofia di base che cambia, non so se ti è capitato di leggere il libro di Frankie I. Energy, che dice: in sostanza, però, il trap dal punto di vista filosofico è un po' un grido di sconfitta è un grido di persone arrese mentre invece beh, il rap è un, è un grido di reazione e di azione beh, e, e cambia sì, tanto cambia storicamente tanto. è quello e in più è, mm. il rap italiano spesso e la trap di conseguenza è finito in questa spirale cafona fatta di, di, di anelli, rolex, macchine, belle figlie ostentazione eh, ostentazione insomma ostentazione. che è, è tutto fuorché arte Senti, c'è cioè, come Lacre nella pioggia, è eh, un brano secondo me bellissimo che tra l'altro ti vede in condivisione con con, con Pico, mio figlio, con, Picco, Pico, rama, con sì. Pico. E, e quindi, insomma, quindi qui c'è un codice genetico che si mischia, finisce <ride> in una stessa canzone, eh? si passa dal brano che tu, tu scrivi per tuo figlio eh, al brano eh, che tu scritto Lui ha scritto, con scritto tuo la figlio. musica, io ho completato la musica con l'ultimo passaggio in sol, ma eh, la musica l'ha scritta lui, però aveva una sola riga. Lui ha scritto: La paura che mi prende parte dal profondo di me e si è fermato. E tu sei rimasto fulminato. E io sono rimasto fulminato da questa frase che è molto profonda, e quindi sono, ho completato. Tipo, questo l'ho fatto io della settimana eh beh, la, la, quando la, la, ti mettono tre righette e tu vai avanti. Io ho fatto quello. E tu spieghi spesso che la canzone nasce da Scintille. Poi. Il fuoco, esatto. che, il fuoco che, che si propaga, bisogna vedere come lo si cura, e che legna ci si mette senti invece poi c'è un pallone dedicato a Iqbal Marsi che è un sì. bambino pakistano che morì a soli 12 anni che sì. poi è diventato un po' una specie di, è una di che è simbolo Pannella, che è ed, è una, ed, una ed è una, così una, così è una canzone appunto stavo Mannella. dicendo molto vicina alle cose radicali eh sì, molto vicina a questa del, radio molto vicina forse anche a, tema, a Pannella ed è, ed è una cosa incredibile perché dentro c'è la tua attenzione e sensibilità verso gli ultimi verso direi meglio le cose nascoste delle cose lucenti e poi c'è dentro il calcio c'è cioè dentro il calcio sono dentro come metafora. Ci tre cose dentro quella canzone. Esatto, perché eh, per chi non lo sapesse brevissimamente, Iqbal Mazik era un bambino pakistano venduto per 8$ dollari dal padre disperato eh, che finisce in questa organizzazione che non è neanche sfruttamento, è schiavismo, cioè bambini chiusi in un capannone, nutriti il meno possibile affinché le mani rimangano piccole per fare Lavori di manufatto, di micromanufatto, eh, che poi riesce a evadere, diventa un simbolo, va, gira il mondo, riesce a istruirsi, riesce a imparare a leggere, a scrivere, quando a 13 anni ha il fisico di un bambino di 7, ma la mente di uno di 50, e torna in Pakistan per andare a trovare la nonna e viene ammazzato a 13 anni dai sicari. Di queste organizzazioni che lo vedono giustamente dal loro terribile punto di vista come un pericolo eh, per i loro eh, traffici. E, e io ho scritto una canzone nella quale lo immagino a fare i palloni perché mi piaceva questo triplo strato: no? il pallone, che è l'oggetto di lavoro dei miliardari, di Cristiano Ronaldo e Benzema, che col pallone hanno avuto il loro riscatto, sono delle superstar. Poi ci sono milioni di bambini più o meno poveri o ricchi o poveri, eh, che giocano nei campetti, nelle favelas, nei, nei campi di calcio, nei, nelle scuole calcio, cioè che sognano di diventare dei grandi calciatori. Ma c'è la base di questa piramide che è fatta da quelli che i palloni li fanno. Esatto. E che magari sono dei bambini che maneggiano palloni per tutta la loro vita senza poter andare in un cortile a giocare a pallone, che è una cosa eh, terribile, è un ossimoro, è un controsenso terribile. E quindi insomma è, è nata questa canzone che, non, che poi insomma noi radicale di cerchiamo di non spiegare nei film, nei libri perché è una cosa che non si fa però qualche suggestione dobbiamo darla e io posso solo invitare a, a ascoltare e a comprare il disco di Enrico perché dentro ci sono un sacco di cose e, e fra le tante cose chiudiamo con una canzone che forse insomma, sulla quale qualcosa bisogna dire poi vi scoprite da soli le cose che tratta ma eh, Forma 21 guarda Forma 21 e beh e -tanta roba. Per me è la, la canzone più importante che io abbia mai scritto. L'altro giorno. Addirittura? Eh, redarguivo scherzosamente Questa un giornalista. So gli dicevo: Quando morirò? Cioè, più tardi possibile, mi auguro. Tuttavia, eh, gli dirò: Tu scriverai. Il portacenere d'acciaio, puoi toccarlo. Sì, posso toccarlo, è bene. E gli, ho, e gli ho detto, quando io morirò tu scriverai, si è spento l'autore di Mistero, Mare d'Inverno, eccetera, e non scriverai Forma 21, e io ti maledirò da dove sarò, perché eh, mi piacerebbe invece che Forma 21 fosse citata tra le mie canzoni più importanti, anche perché eh, parla di un argomento particolare che eh. la nostra società rimuove. Noi sì. no, non abbiamo il coraggio di pronunciare la parola morte, se ci fai caso noi diciamo tiro a foglia morta, la situazione è un punto morto, il binario morto, ha fatto la mano morta, poi quando uno muore si è spento, ha cessato di è vivere, scomparso. è scomparso. Non usiamo quella parola, eh. Eh, che invece, eh, ahimè, fa parte eh, della, del nostro percorso. Eh, anche se è un timore, è una forma di difesa autodifesa leg leg certo, legittima e comprensibile. Eh, tutte le religioni nascono, poi al di là che io sono anche moderatamente credente, però le religioni nascono dalla paura della morte, veramente grandi... credente. Dovremmo fare mezz'ora solo su sì, questa frase. Esatto, Ma esatto. va bene. Le, eh, le grandi opere vengono fatte perché qualcuno cerca di sopravvivere a se stesso, non è che fai eh, affreschi la cappella sistina, o, o, o scrivi Wild my guitar Gently whips per, per divertirti, lo fai perché speri in qualche modo di sopravvivere a te stesso. Il pretesto sono le parole di Lori Anderson. Ecco. Eh, Forma 21 era eh, l'esercizio di Tai chi che di lui chi. stava facendo mh, prima di morire. E lei, Lori Anderson, scrive, eh, io lo stavo sorreggendo, con le, le sue braccia da musicista erano rivolte verso il cielo ed è morto così. E io ho visto nei suoi occhi un'espressione di stupore. Allora, siccome purtroppo è capitato anche a me di accompagnare delle persone negli ultimi attimi della loro vita, mm. e, e dal tuo sguardo eh, capisco che non sono l'unico, e la. la, la Cosa che noti è l'espressione di stupore, cioè come se questa persona stesse vedendo una cosa che non ha il tempo di raccontare. Quindi la canzone non è lugubre, anzi è una canzone di grande intensità ma che lascia eh, presagire che la morte sia un complesso, arcano passaggio ma non certo la fine di tutto no, avevo, ero sicuro che questa canzone te tenesse molto, moltissimo, ma non avevo capito che addirittura fosse quella è quello, di è, è raccontare quella cosa di più, lì di più, di quel grande inizio, secondo eh, me. Me, me per forza giornalisticamente non posso non chiederti il tuo incontro con Lurid a questo punto questo dobbiamo Beh. raccontarlo, nella canzone non c'è, ma questo lo voglio sapere Lurid è... dobbiamo raccontare sì, dunque tu l'hai intervistato esce l'album di Lurid in Metallica e Lurie decide eh, di fare una promozione particolare, un hotel di Londra, tipo le barzellette, voglio parlare con un francese, un tedesco, un inglese, uno spagnolo, eccetera. Esatto. Le selezioni. E l'italiano ero io, e, quindi vado a intervistarlo per la RAI, in realtà per me stesso, in realtà l'intervista era Lurie e Metallica, con tutto il rispetto per i Metallica, però io ero... Prono di fronte all'URID, a, a non uh, di fronte a loro. Certo. Prima di entrare, esce la Giapponese, la giornalista giapponese in lacrime. Quindi partiamo così. Eh, entriamo, mi siedo, c'è una sedia vuota. I metalli che sono già seduti, c'è una sedia vuota, io mi siedo arrivano in quattro e mi dicono che sono troppo vicino a all'URID, non, non gli piace essere pressato, tieni conto che ero a una distanza superiore a quella che c'è tra me e te un paio di metri. Okay. mi allontano. Arriva l'URID che è meravigliosamente stronzo, come speravo che fosse. Okay. Mi guarda con l'aria di dire tu che, che cazzo ne sai di quello che c'è dentro di me. E poi piano piano si scioglie un po'. Eh, mi dice eh, l'incontro con Andy Warhol è superiore a dieci corsi universitari uno dietro l'altro. Mi dice alcune cose interessanti, qualche buttardi. A un certo punto gli dico, tu hai dichiarato che la canzone perfetta è tre accordi, la pensi ancora così. Lui mi guarda, mi ghiaccia con lo sguardo e mi dice no, one. uno solo. un accordo. Poi gli ho detto, cosa c'è ancora del lo ride di rock'n'roll animal lui mi ghiaccia di nuovo con lo sguardo e mi dice is still looking at you man sta guardando te in questo momento uomo, uomo. Finisce l'intervista e io pensavo fosse andata malissimo, invece si alza e mi stringe la mano e si, e si dilegua, si smaterializza. E il suo staff arriva dicendo, gli sei piaciuto tantissimo, sei l'unico. A me sembrava fosse andata male l'intervista. Beh, perché eh, ho capito eh, che c'era un musicista vicino, no? Però eh, eh, sì. insomma, quindi mi, mi rimane... Non questo, la mia questo, disastrosa questo, categoria. Questo, <ride> <ride> questo. ha sentito. Me ricordo. E poi insomma, mi rimangono tanti concerti che ho visto, tante, tante, tante cose, insomma, Loury de Boys sono forse le due persone grazie alle quali ho... Faccio musica, grazie al quale io faccio musica in un determinato modo. Senti tu, In questi anni mi hai sempre detto: Io, se devo comprare un disco, un vinile, magari adesso finalmente, eh, preferibilmente quasi sempre compro un disco degli anni '70 perché preferisco eh sì. contribuire al tenore di vita di, di Costello, eccetera, <ride> esatto. eccetera. Che è una cosa che mi è sempre molto rimasta addosso. È ancora così? O hai scoperto qualcosa di nuovo? Qualcosina, mm. mi piace. Li ho visti solo su DVD. Mi piacciono molto i Ramstein. Mm che sono eh, una, una meravigliosa pantomima fortissima, eh, 100 km più avanti dei Kiss, per dire. Certo. Mi piacciono i System of a Down, eh, ci sono ogni tanto delle cose interessanti, eh, però devo dire che insomma poi quando arrivi a casa guardi, io non ho tanti dischi, ne avrò un migliaio non sono di quelli Ma. compulsivi che ne hanno 60.000, eh, però... Eh, io ho avuto la fortuna di vivere quei mille lì e quei mille lì e quei mille cui... li, è, li usi? Eh, e li uso come? Ecco. Perché poi erano anni. Che qualsiasi ti piaceva il rock, c'erano i Led Zeppelin, i Deep Purple, eh, i Cream, ti piaceva il prog. C'erano i Genesis, gli S, eccetera. Ti piaceva la musica decadente, come si diceva allora. C'erano gli Sparks, i Roxy Music, i Cockney Rebel. Poi Bowie e Lou Reed ti piaceva il punk, non ne parliamo neanche. Per cui eh, qualsiasi genere ti piaceva, eri un fricchettone, c'erano il Crosby, Still Nas Young, eh, so eh, eccetera. Quindi qualsiasi cosa ti piacesse, eh, c'era eh, il meglio, eh, c'era. Importanza, cioè i cantanti fermavano le guerre certo. quando eh, John Lennon si sdraia nel con Yoko Ono nell'hotel di Amsterdam dicendo date una chance alla pace. Arrivano i giornalisti di tutto il mondo, eh, non, eh, non c'è il, il, il culo di Jennifer Lopez. C'è certo. uno che parla. E, Ci tocca e, citare Vusto. Che visto e, sono 50 e, anni esatto, tra pochi giorni e, agosto. C'è uno che parla. E, quando Jimi Hendrix in pieno Vietnam. Eh, Suona l'inno americano alla sua maniera, eh, eccetera. fa un gesto clamoroso, pari quasi a quello di Smith e Carlos che salgono sul, sul, podio. sul podio a cioè. Messico 68 con il pugno guantato di nero. Insomma, erano anni nei quali i, 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 i supereroi, tanto per citare una mia canzone, i leader opinion, non erano quelli che sanno impiattare un risotto con gli asparagi o che ti consigliano un cappotto. Cioè, erano queste persone qua. Senti, mi viene in mente mentre parli, poi se le domande vengono, beh, è bello perché partono dalle tue risposte. Ehm, qualche tempo fa, proprio qua con Gino Castaldo, parlando del suo libro, che avrei letto quello di insomma qualche mese fa, con un po' la storia della musica, eh, facevamo una domanda che però forse è anche pericolosa. Ci si faceva una domanda, ma quello che raccontavi adesso, cioè questo incrocio di. Spinte sociali, eh, dinamiche, eh, dinamiche creative, eh, stratificazioni di generi, incroci di generi, eh, capacità enorme di fare musica, innovazione, coraggio che eh, c'è stata diciamo fra il 60 e l'80, prendiamo questo ventennio, sì. teniamoci stretti. Ehm, non è che per caso sia difficilmente ripetibile, non no, È che ripetibile. per caso il meglio davvero, e non perché ne abbiamo goduto, sia stato sì, lì ma, e non ci potrà più essere. Secondo me, c'è anche stata una politica precisa, cioè noi con i Dieci abbiamo fatto un album che si chiama L'Anticristo. Secondo me. Quei 10 o 15 o 20 che governano veramente il mondo, quelli che decidono chi sarà il Presidente degli Stati Uniti, dove avverrà la prossima bolla finanziaria, quale sarà il prossimo flusso migratorio, eh, o do, quanto costerà il lavoro, la mano d'opera nel 2025, perché sono tutte cose che fanno parte di un piano, non è che, tutto, che le cose accadono a caso. Questi qui un giorno si sono detti, ma ragazzi, ma noi ci possiamo far dire da John Lennon quali sono le guerre da fare e se tu ci fai caso, a metà degli anni ottanta il peso dei cantanti diventa sempre minore, arrivano cantanti. Perché il nel momento di John voce, Lennon il live aid va però su un'altra esatto. cosa: esatto, anche il bieco discografico ciccione che punta i soldi. Era contentissimo di John Lennon perché oltre a parlare di pace vendeva milioni di dischi, Bob Dylan vendeva milioni di dischi, quindi non è certo la bieca disc discografia che ha causato lo sfacelo nel quale viviamo adesso. Qualcuno ha cominciato a dire ma secondo me i cantanti devono diventare dei cazzoni. Devono diventare delle persone meno importanti socialmente. Mm. E piano piano è arrivata Madonna, poi sono arrivati le boy band, eccetera, eccetera. E oggi il cantante è Cartavellina. Con eh, rare eccezioni, eh. quasi tutte, però, che fanno parte di quel. Eh, eh, che fanno parte di, quella, di quel mondo lì. Ma oggi, se vai alla conferenza stampa del cantante che fa San Siro. Ti dirà quanto è emozionato, quanto eccetera, ma non ti dirà qualcosa di importante come una volta avrebbe fatto. Quindi, Fabrizio De André, è complicato che esca da un talent, eh? Ma sì, beh, poi sui talent c'è un altro. Sì, sì, ho incrociato le due cose. Ma... Sì, i talent. Io ho fatto anche il giudice in un talent. Se me lo chiedessero, magari lo rifarei. Il no, prima che scendi The Voice che era ancora. No, di X Factor. X Factor, scusa, era ehm, da, da mettere a fuoco. Il problema è che tu in un talent scegli quello che canta meglio, che puoi fare. Sei lì quello che, che canta meglio, va avanti. Poi in realtà, io ti faccio una domanda. Ti dico dei nomi, Iannaci, Paolo Conte, Fossati, Gaber, De André, De Gregorio, Ruggeri, Capossela, eh, Legabue, Vasco Rossi. Sono tutte persone che sarebbero state eliminate in un talent. No, no, ma questo non lo so. Perché ho dubbi. avevano una voce particolare adatta al loro repertorio. Battisti. Battisti, cioè, non è che se vanno i 70.000 a vedere Vasco Rossi. Non è che lo vanno a vedere perché è un portatore del bel canto, lo vanno a vedere perché dice delle cose nelle quali a decine di migliaia varie generazioni si riconoscono. Quindi non è che Vasco Rossi canta bene, Vasco Rossi è Vasco Rossi, ha ah, un progetto preciso, efficace di comunicazione e di emozione. E e di emozione. chiarissimo. Quindi chiarissimo. Eh, il problema è questo, che se poi dietro non c'è un progetto tu hai scelto uno che canta bene, ma che te ne fai di uno che canta bene, tutti cantano bene. Non c'è dubbio alcuno. Hai risposto anche sui talent in qualche modo. Veniamo ai libri. Eh, tu hai un rapporto insomma, importante con i libri eh, ricordo la copertina tua bellissima, meravigliosa lì vi prego, insomma, recuperate Tutto il vinile perché quella copertina è meravigliosa la foto che te la fece? Guido Arari ecco. quando i cantanti si potevano permettere chiaro, le adesso. superstar anche dietro alla... una delle copertine più belle veramente della, della strada della musica italiana eh, compresa anche quella di Andrea Pazienza che ne faceva anche di discreta sì, eh, certo. eh, in cui tu sei in un letto invaso dai libri, mi sì. ricordo un nome a caso, Opinioni di un clown, Eric ball, ball eccetera eccetera, questo eh, mi dà solo Adesso per chiederti il tuo rapporto con i libri oggi. E diciamo anche due cose sui libri, che però scrivi, perché tu sei interattivo, diciamo che leggi e Beh, scrivi. Il rapporto con i libri. È... Umberto Eco diceva che chi legge vive migliaia di vite. Chi legge c'era quando Nerone ha incendiato Roma e c'era quando c'è stata la peste a Milano. Eh, questa è la verità. Insomma, le persone si dividono in due categorie, le persone che leggono libri e le persone che non leggono libri. Ed è molto spesso difficilissimo comunicare tra queste due categorie, per problemi di lessico ma soprattutto per problemi di spessore interiore. Eh, sì. Io mi accorgo subito quando ho davanti uno che non legge perché è una persona povera non legge nemmeno i giornali è, probabilmente è, 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 è così insomma c'è una differenza sono proprio due categorie che si allontanano sempre più una dall'altra perché ormai c'è poca c'è poca gente che legge ogni tanto c'è gente che non legge niente neanche le etichette delle acque minerali e gente che ha uno spessore diverso e, e tu poi a un certo punto con la giostra eh, sorreggimi siamo a metà anni 80, fine anni, 80. Fine anni 80, fine anni 80 tu avvertisti che lo spartito stava un po' stretto e sì. il bisogno di uscire un po' da quella gabbia dorata, chiamiamola così sì eh... Che mi piaceva raccontare delle storie. L'ho fatto anche in televisione, lo faccio in Poi radio. Certo, certo. adesso ehm, ci arriviamo. Che a volte insomma, la, la, sintesi, la, la canzone è un meraviglioso gioiellino fatto di sintesi, che deve tener conto di una serie di paletti: la, 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 la rima, la metrica, la musicalità della parola, la strofa, l'inciso, la durata. Eh, ci sono dei paletti nella canzone, mentre invece nella letteratura. Eh, tu hai che ne so, la Berberova che scrive romanzi di 80 pagine e Cecov e Proust che li scrivono di, di 2000, e, e quindi non, non, non ci sono delle regole fisse. E quindi in qualche modo eh, ho cominciato con molta umiltà a scrivere: prima racconti, poesiole, poi piano piano sono arrivato al romanzo, beh, poesiole insomma. Sì, c'è una su, su, su tuo padre che insomma, no, sì, non quella... evoco ma dico solo che è meravigliosa sì, sì, è molto riuscita. centrata è bellissima. Eh, <coughs> era il, virgola virgola esatto. e bellissima Virgola con pudore Virgola con pudore continui a scrivere, se, poi sei arrivato insomma, a una decina di libri ormai con diverse case editrici e sì, eh, sei appassionato eh, anche al genere noir genere noir ma per un motivo preciso perché... Mh, è bello mettere persone normali, diciamo così, comuni, come siamo tutti noi, a contatto con eventi eccezionali perché eh, noi non sappiamo come reagiremmo. Cioè, in realtà succedono cose: quello che si butta eh, salva uno che si è buttato nel tevere, quell'altro che invece scappa, eh, quello che, che se muore perché va a sedare una rissa di, di delinquenti, quello che invece. Eh, beh, è stato tranquillo tutta la vita e poi la moglie lo, 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 lo fa impazzire e l'ammazza, la cioè sono persone comuni che a un certo punto si sono trovate di fronte a eventi enormi e quindi il noir è un po' questo gioco psicologico per il quale succedono delle cose straordinarie a persone non straordinarie. Senti, sei venuto qui a Radio Radicale, noi eh, ti ringraziamo davvero per questo, eh, no, no, non era studiato, insomma, ma è bellissimo che tu sia qui oggi secondo me perché oggi è di fatto un po' il primo giorno in cui sì. questa radio è... Fuori da, da, da ogni convenzione, non nel senso di esserlo, nel senso della programmazione e, e, della, e delle abitudini di ciascuno, ma fuori proprio dal rapporto diciamo stretto con eh, il, il Mise. E, e, e quindi si apre un orizzonte di, di enorme incertezza. Sono 43 anni, insomma, questa radio accompagna gli italiani, prima in macchina, poi a casa la radiolina, addirittura con le app, cosa negli anni 70 è impensabile. E, e la radio continua a essere credo un, uno strumento fortissimo. Tu la fai con Radio 24. lo faccio, ma vedo che c'è un una, come dire, una, un abbraccio trasversale nei confronti di Radio Radicale che forse in queste dimensioni non vi aspettavate neanche voi. No, eh, no, infatti, probabilmente in no. Periodo, so, di contenuti non eccezionali. Ruggeri dice, direbbe c'è un fiume carsico che abbiamo filme, scoperto. Esatto, sì, sì, c'è un, un abbraccio anche da, da, come dire, schieramenti impensabili, forse lontani da voi, che probabilmente. Beh, che però noi abbiamo raccontato, è che, quindi, esatto, è quello, il punto è quello, insomma, che, che raccontare le cose secondo un'ottica un particolare è prezioso. Tu che pensi di questa cosa del, 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 dell'essere un servizio pubblico? Cioè, qualcuno dice, ah, ma dovete stare sul mercato? In realtà poi è difficile pensare, non so, che, che una biblioteca di testi antichi possa stare sul mercato, cioè forse il servizio pubblico è una cosa che in qualche Beh, modo sì, lo Stato ma, deve pagare ma, perché... Ma, perché offre un servizio pubblico. Ma certo, e secondo me deve stare sul mercato chi esprime delle opinioni, perché c'è cioè, nel senso chi segue uno schieramento. O chi fa un radio commerciale. Il, il radio commerciale o il, <coughs> ehm, il quotidiano di partito, di partito, che dice sempre ha ragione quello e ha torto quell'altro, è, è, è costretto a confrontarsi col mercato. Se il tuo partito cresce, il tuo quotidiano cresce. Radio Radicale non è un quotidiano una radio di partito, perché il Partito Radicale non è un partito. Ne abbiamo parlato prima quando parlavamo di, eh, di pannella, è un occhio libero e mh, efficace di osservazione su un mondo complesso. Quindi in realtà in un momento nel quale eh, eh, quelli di destra leggono solo i giornali di destra, quelli di sinistra leggono solo i giornali di sinistra, eh, tu non riesci mai a convincere... Uno di sinistra dice: Ma prova a leggerti al di là del titolo, magari un po' roboante, un articolo di Libero. E tu non convincerai mai uno di destra a leggersi un articolo di Repubblica. Ecco, la Radicale è al di sopra di questi particolarismi. Eh, tu ti ricordi mica quando l'hai scoperta? La Radicale in macchina viaggiando, immagino sicuro. Perché... In macchina viaggiando, sì. Po tu sei uno che ama molto la, la radio parlata, Beh, non, sì, sa, non le playlist, certo, play play ovviamente, quindi eh, sentire e raccontare. Eh, questa cosa è successa 30 anni fa. Sì, poi devo dire c'è stato quel ahimè, tragico ma meraviglioso periodo delle giornate che voi avete dedicato a Marco Pannella, eh, nel quale eh, era molto interessante vedere confluire persone che forse tra di loro manco si salutano. Eh, per quanto astio c'è, eh, vederle tutte confluire attorno a, a un, un personaggio chiave della politica, della, della, neanche della polit della vita sociale di questo paese del dopoguerra. Quindi un elemento catalizzante. Insomma. Eh beh, eh, Marco Pannella, eh, lo dicevamo prima, insomma, è, è stato quello che più ha raccontato, ha stimolato, ha provocato, ha fatto riflettere questo paese proposito di radio: restiamo sulla radio che tu la fai, racconti storie. Sì. E, come sì, come Quando faccio le lezioni, le tu racconti storie, storie spesso nascoste. Eh, lavori in una radio di parola, anche quella, sì, quindi senza playlist, sì. se non quelle appunto delle parole, ma, ma, ma spesso appunto con storie preziose, non troppo illuminate che vai a scovare con i tuoi autori sì. e, che, e, che, e che divulghi. Quindi amplifichi anche lì il sì. tema della, della memoria. Eh, eh, lo specifico radiofonico. Eh, tu ti spieghi come mai. È una bella cosa, ovviamente è un bel dato, sia l'unico vecchio strumento che riesca a reggere la forza d'urto spaventosa di internet, del web, dei social, eccetera. Perché aggiunge qualcosa che non c'è. Perché i giornali sono in crisi? Perché tu una volta aprivi il giornale per vedere cos'era successo. Oggi, per vedere quello che è successo, prendi il telefonino. Quindi in realtà, quando il giornale esce con eh, caduta la diga, tu sai già tutto della diga. Sì, puoi leggere approfondimenti, editoriali, eccetera. Eh, cioè, quindi certo. o sei di tale spessore che chiedi un approfondimento e il giornale ti deve anche dare allora delle penne. Ti dà di una, anche una guida. Il giornale è una che certa qualità, ma altrimenti, insomma, è, è evidente. La, la, la crisi del... Cioè, oggi qualsiasi eh, cantante medio ha più follower della tiratura di un giornale nazionale importante e questo la dice lunga. E, per cui eh, ci sono degli oggetti comunicativi che sono sempre più in crisi. In realtà la radio suonata andrà incontro, sta già andando incontro a una crisi perché, eh, perché io devo ascoltare una radio sperando che passi il pezzo. Eh, che mi piace quando vado sulle varie piattaforme e me lo sento da solo. Poi lì si apre uno scenario. Delle lobby, delle playlist eccetera, eccetera. Non voglio adesso annoiare no, beh, 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 ma... Gli, gli, no, no, no ma sono temi che hai affrontato gli, anche gli, recentemente. Gli, sono questione dei diritti eh, d'autore quindi i nostri ascoltatori, però lì c'è tutta un'altra lobby, un'altra torta da lì che si stanno dividendo alcuni che non sono certo i cantanti, ma non è, non è importante. E, e, la radio parlata eh, invece aggiunge qualcosa. Io racconto delle storie delle quali la gente sa qualcosa, ma è compreso, eh, e che forse è bene approfondire in 50 minuti di trasmissione. Eh, ci sono delle cose interessanti da raccontare. La storia di Iqbal Masik è una storia eh, che è stato terribile, ma bellissimo raccontare. Eh, anche qui eh, tu fai una radio dilatata: nel senso che ti prendi tempi che. Forse appunto, e su, poi c'è un su quella radio si possono fare sì. e su questa eh, i tempi e anche poi... di questa intervista ci possiamo consentire esatto. il lusso di esatto. Esatto. una chiacchierata e beh, lunga è un pubblico diverso e poi eh, in radio puoi fare ascolti e qualità in televisione è un po' più complicato e infatti eh, i numeri della televisione sono eh, no ma soprattutto io l'ultima volta che ho fatto televisione eh, era un programma che si chiama Lucignolo certo tu vedevi i dati vedevi un servizio bellissimo sulla protesta degli studenti ucraini, faceva il 6%. Immediatamente dopo, perché Lucignolo era un po' un risotto dove c'era di bello e bello. Ricordo, ricordo bene. Immediatamente dopo c'era la tipa che si scriveva i pronostici sulle tette nude e tu dal 6% passavi al 16%. E, e, e quindi capisci che se io per mh, raccogliere due punti di ascolto devo lanciare il servizio su quella che si fa i pronostici sulle tette eh, perdo credibilità con me stesso e con tutti quelli che mi hanno la bontà di fare e nuova tecnologie invece che rapporto hai con internet con web con i social Beh, internet qui si apre allora ci sono dei vantaggi il vantaggio è che se io, io faccio un concerto a torino e due giorni prima sto male, lo scrivo su eh, Facebook e tutti quelli che devono andare al concerto di Torino eh, sanno che il concerto è rinviato. Se un giornalista scrive eh, che io eh, picchio i bambini, io invece di querelarlo e fare la conferenza stampa, scrivo la mia versione eh, a, a uso e consumo di chi ha la bontà di seguirmi sui social. Questo è il grande vantaggio, la comunicazione diretta tra un personaggio e chi lo segue. Chiaramente lo svantaggio, e qui devo citare nuovamente Umberto Eco, è che tutti pensano di sapere tutto. Quindi, La famosa teoria del bar. Sì, ma quindi tutti sono commissari tecnici, tutti sono ministri dell'interno, tutti sono capo del governo, tutti sono immunologi, vaccinologi, eh, geografi, eh, qualsiasi cosa ti scrive. Fragolina 2002 e ti dice che non le piacciono i suoni del, del tuo disco e tu sei stato sei mesi in studio, arriva Fragolina e ti scrive che non le piace... Eh... Il, tuo, il distorsore, il disco, eccetera, il distorsore sulla chitarra. Yeah. Eh, tu ti illudi di poter insultare Renzi o Salvini o chi per lui direttamente, e quindi puoi sfogare la tua rabbia, le tue frustrazioni, la tua miseria eh, emotiva, la tua la miseria della tua anima, perché pensi di poter arrivare da chiunque a, a insultarlo cioè, Ci sono delle robe terribili, c'è cioè, gente che posta. Eh, con, con la foto del profilo, con in braccio due figli che poi scrive: Devi morire. Speriamo che ti ammazzino, che ti stuprino, che ti eh, che tu vada a testa in giù in eh, piazzare l'oreto E poi sono lì con le foto dei bambini. In braccio, quindi c'è un universo sommerso eh, di, di frustrazione terribile. Quindi c'è un po' di qualità da andarsi a cercare. Eh sì. grande, ci vuole tempo e attenzione, c'è anche un mondo horror. Però è chiaro è... Eh, che in un mondo con internet, probabilmente non so, i campi di concentramento nazisti li avrebbero beccati prima. Non ci sarebbe stato il trauma eh, che subirono gli americani quando entrarono per la prima volta a Mauthausen perché qualcosa sa sarebbe stato segnalato al mondo. Cioè, le grandi te cose terribili della storia, in qualche modo qualcuno le avrebbe documentate. Satzi, chiudiamo con la musica. Secondo te che futuro ha la musica? Abbiamo detto forse un'intervista di qualche tempo fa con te che adesso c'è un grandissimo rafforzamento della musica dal vivo. E quindi sì. in qualche modo quello che si è perso con, con, con le vendite dei dischi dal punto di vista fisico del, dell'oggetto disco, in qualche modo rientra dalla finestra perché la musica è circolare, non so quanto sia una verità boh. eh, anche futura. Eh, secondo te che succede, però? Nel senso? Allora io lancio una provocazione: no, fallo, che fallo. è questa: per secoli i musicisti hanno fatto musica per il piacere di farla, cioè non è che Mozart faceva musica per fare i soldi o Beethoven eh, o Schumann no. ehm, facevano musica perché avevano queste esigenze. Poi, nel dopoguerra, dal rock and roll in avanti, diciamo da, da Elvis in avanti, è successa una congiunzione astrale particolare. Per la quale per 50 anni i musicisti sono anche diventati ricchi e famosi. E più erano bravi, e più diventavano ricchi e famosi. Ma è un caso della storia. Non è obbligatorio, non è che è stato scritto che il musicista deve essere ricco e famoso. Io sono stato anche beneficiario di, di questa stortura storica perché eh, sono diventato abbastanza ricco e abbastanza famoso, ma non funziona sempre così. No. Per cui in realtà chi fa musica deve pensare di sopravvivere a se stesso e di fare delle cose che non tengano conto del mercato, eh, perché il, i grandi non hanno mai tenuto conto del mercato, e torno a Bowie e Lou Reed. Allora noi ci fermiamo qui, anche se io starei con te a chiacchierare ore. E noi ti ringraziamo davvero di cuore per essere stato con noi in questo giorno così strano e molto speciale, strano. però mi sembra anche un bel no, segnale. Sono di però poi, esatto, in siamo contenti saranno. anche noi che, che, sia, che sia anche un bel segnale questo di ritrovare te che sei stato così vicino e attento, a Red Radicale, a Marco Pannella e a alcune battaglie importanti come quella sulla contro la pena di morte con nessuno tocchicaino e quindi grazie per questa chiacchierata grazie. in cui abbiamo cercato di toccare insomma un po' tanti temi molto, che avrebbero richiesto. Magari davvero tante ore. Eh, ricordiamo che eh, Enrico eh, per chi vuole ascoltare alcuni brani di cui abbiamo dato solo qualche indizio. Eh, il disco, il nuovo disco, io lo chiamo disco, si chiama sì, Alma, al si chiama al Alma, al Alma al lo trovate dentro un sacco di cose. Volete trovarlo poi ovviamente in versione fisica, liquida, come volete. E, Meglio fisica. E poi tu, ovviamente, intanto fra poco riparti con un altro tour. Sì, eh, trovate esatto. tutte le date sulle tue pagine eh, sì, social, quindi su Facebook, sui tuoi social e anche, anche sul. Sul tuo sito per cui chi vuole andare a trovare Enrico dal vivo può farlo. Eh, ringrazio anche Stefania Lati e Valentina Spada che lavorano con te, e ti supportano e sostengono e coordinano anche i tuoi eh, impegni. Speriamo di eh, rivederci presto. Eh, speriamo che insomma tu ci ripodrai ritrovare aspetto sotto al palco. Ci potrai quindi, ritrovare accesi. Bene. Speriamo che tu ci possa ritrovare accesi. Certo, Il di vi... venirvi a trovare prestissimo. Grazie Enrico Ruggeri anche, per essere stato con citando noi. Una foto che vedo a subito. Tra certo. l'altro, ecco no, tra l'altro. Diciamo che tu sei seduto nel posto che fu storico di, di Marco Pannella con il suo posacenere. Grazie Enrico Ruggeri. Ciao, ciao. Grazie.